Eccoci qua, ben ritrovati in diretta ancora sulle Fonti TV, ultima mezz'ora per la seduta europea, tra l'altro ultima seduta per questa settimana, 11 settembre, una data molto importante soprattutto per gli Stati Uniti. L'S&P 500 guadagna lo 0,60%, Dow guadagna 230 punti, Nasdaq lo 0,60% sopra la parità, sta tentando un recupero Wall Street. Vedremo come ovviamente andrà a finire anche la seduta odierna, perché ricordo che ieri la volatilità, soprattutto verso la chiusura, era veramente alta. In questo momento Apple recupera un po' di terreno, però tuttora mezzo punto percentuale sotto la parità. Noi facciamo sempre particolare attenzione per quanto riguarda il titolo Apple, perché senz'altro ha un impatto molto importante sugli indici Nasdaq ed S&P 500. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando anche le borse europee, perché mancano 28 minuti alla chiusura. Come ho detto, ultima seduta per questa settimana. DAX di Francoforte a quota 13.197 punti, perde quasi un decimo di un punto percentuale. CAC sopra la parità e FTSE MIB poco sotto la parità, quota 19.806 punti. Il FTSE 100 invece guadagna lo 0,60%, nonostante le dinamiche che abbiamo visto per quanto riguarda soprattutto le negoziazioni in corso tra l'Unione Europea e senz'altro la Gran Bretagna. Poi io vi riporterò tra pochissimo tutti i dettagli per quanto riguarda questa vicenda. Intanto guardiamo velocemente i diversi settori del FTSE MIB. Il comparto bancario molto debole, in particolar modo Mediobanca meno 2%, insieme ad Intesa, UbiBanca ben sotto la parità, Telecom anche meno 2,17%. Le utilities stanno tenendo duro, tra virgolette. Enel in questo momento guadagna lo 0,36%, STM tenta il recupero 1,07% sotto la parità. Invece il comparto energetico, in questo caso stiamo dando un'occhiata a Saipem ed Eni, sono sotto la parità. Saipem in particolar modo perde il 2,28%, Eni lo 0,43%. Ecco, questo focus sul FTSE MIB era particolarmente importante perché sono giorni decisivi per quanto riguarda la vicenda e la vendita del FTSE MIB. E come stavo dicendo, la battaglia per chi comprerà, chi acquisterà Borsa Italiana si fa sempre più agguerrita. Cassa Depositi e Prestiti e la francese Euronext stanno preparando un'offerta del valore di 4 miliardi di euro per Borsa Italiana, attualmente di proprietà del London Stock Exchange. CDP potrebbe avere l'8% di Euronext nella transazione, secondo Bloomberg. Deutsche Börse invece sta pianificando un'offerta rivale, secondo indiscrezioni, e ci sta pensando anche la SIX, Swiss Exchange. Precedentemente una nota del CDP aveva confermato che il consiglio di amministrazione di CDP e di CDP Equity hanno deliberato di procedere congiuntamente con l'Euronext alla presentazione di un'offerta non vincolante per Borsa Italiana in collegamento con il processo di vendita avviato dal London Stock Exchange. Allora, dove finirà a Borsa Italiana? Senz'altro è una vicenda molto importante, una vicenda molto interessante, soprattutto per il fatto che uno dei protagonisti è nuovamente, guardate caso, il CDP. Praticamente il CDP, se noi entriamo sul sito CDP, soprattutto il comparto partecipazioni, vedremo che il CDP sembra che sia una prepotenza, ecco, perché ha partecipazione quasi in tutte le aziende italiane, quelle che fanno italiane, soprattutto quelle che fanno parte del FTSE MIB, ovvero i 40 titoli più importanti. Intanto, per approfondire questo argomento e tanti altri, siamo in compagnia di Robert Baron, presidente di Delta Cash. Buongiorno Robert e ben ritrovato. Grazie, buon fine settimana a tutti intanto. Robert, secondo me questa vicenda è molto interessante, innanzitutto perché abbiamo bisogno tutti di capire dove sta andando Borsa Italiana, ma non solo, perché tante delle persone che ci stanno guardando, adesso non lo so, però credo che tanti di loro hanno il conto su Poste Italiane, aperto su Poste Italiane, quindi dovunque va ad investire il CDP vuol dire che va ad investire appunto i vostri soldi, i vostri risparmi. E come stavo dicendo, il CDP sembra una superpotenza. Innanzitutto ti chiedo come mai questo interesse infinito nei confronti
confronti di Borsa Italiana e credi che questa sarà, ecco, l'acquirente alla fine? Perché ci sono anche tante proposte, come stavo dicendo, Deutsche Börse, poi c'è la SIX Swiss Exchange. C'è un'opzione secondo te migliore tra quelle che abbiamo sentito? Ma ritengo che faccia parte degli accordi non scritti ma detti della Brexit, quindi il rientro della borsa italiana all'interno dei confini della comunità europea sia un must per la definizione degli accordi più grandi del Brexit. Per cui si doveva arrivare a questo come ad altri piccoli passaggi. Il fatto che intervenga Cassa Depositi e Prestiti ha diversi aspetti anche contraddittori tra di loro, però ha un unico pregio, quello di sbloccare situazioni che sono rimaste a lungo latenti e a lungo non attive, perché proprio una partecipazione, diciamo, con il cappellino dello Stato ha la possibilità di incentivare tutta una serie di altre azioni e mettere in moto una dinamica che prima era sostanzialmente assente. L'importante è che questi tipi di partecipazioni che vengono attivate, visto la condizione dei tassi di interesse e delle possibili alternative agli investimenti o al parcheggio stesso di questa cassa di compensazione, sono anche meno importanti. Allora, l'importante è soprattutto che questi tipi di partecipazioni poi nel tempo vengono a essere più diluite oppure vengono a essere dismesse con ovviamente un possibile potenziale profitto e funzionano un po' come da elemento catalizzatore, attivatore di tutte queste situazioni che hanno necessità di essere riconvertite e guidate poi soprattutto da un capitale privato, da un'iniziativa privata. Quindi se il là lo vogliamo da un punto di vista pubblico, perché in Italia serve molto avere questo tipo di corresponsione fin dall'inizio, però è anche giusto che non ci sia poi una partecipazione costante presente, cioè l'ingerenza dello Stato in attività private lo trovo un danno da un punto di vista economico in generale e soprattutto nel mondo finanziario. Per cui ci sta se è l'elemento di partenza, no se è un elemento duraturo. Ecco, volevo chiederti appunto se i soldi dei risparmiatori italiani sono in pericolo in questo caso, perché CDP si sta, come appunto stavamo dicendo proprio poco fa, si sta mettendo in gioco su tante fronti, credo anche, adesso potrei anche sbagliarmi, sta iniziando a, come dire, cercare una situazione anche per quanto riguarda l'Italia. Ma il pericolo da questo punto di vista è difficile da stimare se lo è o meno, nel senso che io ritengo di no, specialmente in condizioni del genere, perché sono attività comunque che hanno una marginalità e hanno una marginalità ben più alta di quello che è un profitto che si può avere semplicemente da un investimento in obbligazioni statali che in questo momento, anche se a lungo termine, rendono molto poco e poi non avrebbe senso che la stessa cassa investisse sulle obbligazioni di Stato italiano, proprio perché non perché non ci debba credere, ma perché diventa un investimento su se stessi da un certo punto di vista. Quindi la diversificazione ha un significato, ha una ragione. È pur vero che la partecipazione statale è un danno da un punto di vista globale all'economia di mercato. Però è un fattore in questo caso che deve essere visto come un elemento di smobilizzo e di innovazione e di ricerca di attivazione di nuove aree di business. È chiaro che all'interno del CDA ci sono diverse figure politiche e in questo senso è un braccio lungo del governo a livello politico per arrivare alla definizione di una serie di partite che restano molto latenti e restano sempre sullo sfondo e non riescono a trovare una soluzione. Tra le due proposte, credo che sia più interessante quella che parta dall'Eurex o comunque dalla borsa tedesca, che è la principale. Se dovessi guardare da un punto di vista di mercato, preferirei che fosse quella la destinazione finale, però che ci sia la partecipazione solo dell'Euronext andava bene lo stesso. Se ciò serve che Cassa Depositi e Prestiti entri all'interno di questo meccanismo perché fa parte di una serie di altri meccanismi più grandi che al momento non riusciamo a leggere, può andar bene. L'importante è riuscire a capire che tutte queste tessere comunque cominciano a sbloccarsi,
come l'operazione di Open Fiber, abbiamo visto altre tessere si sono sbloccate nel giro di poche ore. Si è sbloccata la vicenda che avevamo da Mediaset e con Bolloré, si sbloccheranno una serie di altre situazioni. Sembra che questo inizio di autunno, questa fine estate, porti a compimento, prima della Brexit, tutta una serie di operazioni e di situazioni che erano latenti sullo sfondo e che cercavano di trovare una soluzione. In questo, la posizione di Cassa Depositi e Prestiti è la posizione del governo italiano. Beh, senz'altro. Intanto ci è arrivata una domanda molto interessante per quanto riguarda i BTP italiani, però il nostro telespettatore collega i BTP italiani alle elezioni regionali. Secondo te, ovviamente questa è la domanda del nostro telespettatore, è opportuno scommettere sui BTP italiani appunto in vista delle elezioni regionali? A questi prezzi si rischia molto sulle scadenze lunghe? Direi di no, direi che la situazione, se ci sarà, e sarà un'occasione nuovamente, c'è stata la settimana scorsa con il livello dello spread sul decennale, potrebbe esserci un'occasione ulteriore con l'appuntamento elettorale. Credo che l'appuntamento elettorale non metta in gioco l'attività di questo governo, nemmeno se dovesse esserci una risposta schiacciante in tutti i sensi, sia da un punto di vista delle elezioni regionali in cui venisse premiato il non governo o i partiti che stanno all'opposizione, venissero premiati in maniera totale, e sia anche che il referendum abbia un significato diverso da quello che è l'appoggio di questa compagine di governo, e quindi che vinca il no. Credo che non ci sia una correlazione diretta, proprio perché siamo in un anno molto particolare. Il fenomeno della pandemia e la situazione attuale a livello economico vanno ben oltre di una situazione di un appuntamento elettorale che credo non si rifletta né tantomeno in un'eventuale crisi di governo. Forse potrebbe esserci qualche rimpasto, ma sono questioni che sono legate da tempo a doversi verificare e che sarebbero la scusa perfetta per poterle tirare fuori dopo un'eventuale disfatta o comunque un voto disagevole per l'attuale compagine di governo. Credo piuttosto che il BTP, dopo le parole anche della Lagarde di ieri, non abbia alternative se non una riduzione ancora degli spread, perché l'azione che ha messo in campo la Banca Centrale Europea, il bilancio è più che raddoppiato, siamo oltre 6 trilioni di euro. L'attività stessa potrà trovare un nuovo rilancio nel corso dei prossimi mesi dopo l'approvazione del recovery fund in maniera totale, per cui vedo ben difficile che gli spread possano riallargarsi in maniera significativa o ci possa essere un rischio forte in questo momento. È chiaro che l'attività di acquisto di BTP con scadenza lunga è un acquisto che va fatto mediato in percentuale nell'ambito di portafogli a seconda delle esigenze di rischio e di investimento. E questo va fatto come scelta finale, non va presa come singolo elemento. Il rendimento sui tassi sulle obbligazioni è talmente basso che bisogna valutare tutta una serie di opzioni e non solo i titoli di Stato italiani con la scadenza lunga. Molto, veramente molto interessante. Intanto cambiamo l'argomento perché vorrei parlare di un altro argomento, la Brexit in questo caso, perché è estremamente importante, si avvicina sempre di più, diventa sempre più serrato il confronto tra l'Unione Europea e il Regno Unito dopo la presentazione da parte del governo britannico di un disegno di legge che, se approvato, violerebbe l'accordo sulla Brexit. Bruxelles ha dato infatti tempo a Londra fino alla fine del mese per ritirare tale proposta prima di ricorrere ad azioni legali. Ovviamente si sta parlando di una violazione dell'accordo sulla Brexit, il cosiddetto withdrawal agreement. La decisione arriva dopo la riunione straordinaria della Commissione europea, della Commissione mista UE-Regno Unito, convocata dal vicepresidente della Commissione europea Marco Sefcovic per chiedere a Londra chiarimenti sulle sue intenzioni e ottenere risposte circa le
preoccupazioni dell'Unione Europea. Tra l'altro volevo anche ricordare che Nancy Pelosi, ovviamente la House Speaker degli Stati Uniti, ha anche detto che se ci fosse questa violazione sull'accordo della Brexit e della legge internazionale, in questo caso perché è un accordo, non ci sarà alcuna possibilità per la Gran Bretagna di fare qualsiasi accordo con gli Stati Uniti. Ovviamente mi riferisco ad un accordo commerciale. Come risposta, tra l'altro, oggi abbiamo visto la Gran Bretagna, in questo caso Boris Johnson, stipulare un accordo commerciale con il Giappone, un accordo a sorpresa, però senz'altro intascato. Almeno questo per il momento a Boris Johnson. Io vorrei anche ribadire le dinamiche molto interessanti all'interno del partito dei Tories, perché l'apertura di Bloomberg oggi in preapertura dei mercati americani era appunto le dinamiche all'interno del partito, che senz'altro gli altri esponenti del partito non sono contenti degli atteggiamenti di Boris Johnson, quindi potrebbero anche fare una tra virgolette rivolta, ma staremo a vedere, perché io non sarei sorpresa qualsiasi cosa dovesse accadere in Gran Bretagna. Tra l'altro in questo momento l'aumento dei casi Covid è esponenziale per quanto riguarda il Regno Unito. Robert, io ti chiedo come vedi la fine di questa vicenda, perché diventa sempre più complessa. Beh, credo che la mossa di Boris Johnson sia una mossa estremamente intelligente in questo momento perché pone la questione su un altro piano, legalità e non legalità, cioè il fatto di far temere nella trattativa che si ponga al di là della barricata della legalità, pone le condizioni per distrarre da alcuni elementi della trattativa stessa, perché pone una sorta di cappello superiore. Se non fate questo, non possiamo andare avanti con le trattative, e quindi trova la scusante perfetta per poter poi preparare ad un fallimento delle trattative stesse, per cui la responsabilità potrebbe essere ribaltata facilmente verso gli europei. L'intervento della Pelosi è anche un altro intervento politico, cioè noi ci troviamo con una campagna elettorale, quella americana, in cui Trump ha sempre dato lo suo assenso ad un accordo con la Gran Bretagna, solo dopo una definizione degli accordi europei, ovviamente. E in questa fase qui si sta cercando di trovare gli schieramenti per un eventuale cambio di presidenza, perché se dovesse cambiare la presidenza degli Stati Uniti, non è detto che Biden faccia degli accordi in questo caso con la Gran Bretagna, così come li voleva fare Trump. Per cui la stessa scadenza che ha posto a Boris Johnson al 15 di ottobre gli dà una sorta di franchigia di operatività e di ruotare ancora le carte prima ancora che avvenga l'elezione del presidente americano e di dare del tempo anche per trovare una soluzione definitiva su alcuni argomenti. Credo che siamo arrivati alla parte conclusiva delle trattative, e che di sorprese ne vedremo diverse nel corso delle prossime settimane, compresa quella che verrà rettificato questo testo che è stato presentato da parte del Parlamento, che per ora aleggia come grande rischio e grande minaccia, ma che in realtà troverà una soluzione diversa da quella in cui è presentato, cioè troverà dei cosiddetti compromessi politici in modo che possa modificare ancora una volta l'aspetto finale. No, sappiamo che gli inglesi sono bravissimi nel condurre trattative diplomatiche e ancora più bravi nel fare degli accordi da un punto di vista commerciale, per cui questo è il classico coniglio nel cilindro che ha tirato fuori Boris Johnson e ne vedremo ancora nelle prossime 2 o 3 settimane, per cui non mi meraviglierei più quasi di nulla da un punto di vista inglese. Siamo noi europei che continuiamo a insistere su alcune condizioni e in queste condizioni cerchiamo di trovare una soluzione. È chiaro che un non accordo farà sì male all'Inghilterra sul breve periodo, però farà molto male anche all'Unione Europea nel medio-lungo periodo, perché sarà comunque un elemento di monito per eventuali altre possibili e potenziali scissioni e per eventuali altri che volessero entrare nella comunità europea vedendo quello che è successo o che succederà Sì. con l'Inghilterra. Per cui è un'arma a doppio taglio. All'Europa conviene fino a un certo punto tirare la corda, agli inglesi ancor meno, però gli inglesi su questo punto di vista sono sbruffoni e rilanciano ogni volta.
Beh, sai, secondo me è da vedere se sono bravi a fare gli accordi, perché l'Unione Europea ha minacciato di stoppare l'export di cibo. E stavo parlando appunto durante le Fonti International in preapertura dei mercati americani con il mio ospite di Londra, il quale mi stava dicendo che se dovesse essere questo blocco di esportazioni di cibo, gli inglesi saranno messi male, proprio male. Ma sono le questioni che c'erano anche con la Cina Scusami, e gli Stati volevo Uniti. condividere questa cosa giusto per far capire che non è solo l'Unione Europea che soffrirà di un possibile no deal. Sì, beh, gli inglesi subiranno la maggiore contrazione. Dobbiamo pensare che l'export inglese per il 48% è nei confronti dell'Unione Europea, quindi il peso di un eventuale non accordo e della ritorsione su dazi potrebbe essere importante. Ma credo che per i rapporti che ha avuto l'Inghilterra con l'Unione Europea e viceversa, credo che non si arriverà a quel punto. Fa parte delle trattative cosiddette pre-divorziste che ci sono, per cui ognuno cerca di alzare la posta per arrivare a un suo punto finale. È evidente che in questa fase gli inglesi hanno già deciso, non torneranno indietro su alcuni elementi, si cerca solo di arrivare ad un accordo che metta al riparo danni maggiori. Io credo che sarà tutto da vedere nel corso delle prossime settimane, soprattutto dipenderà moltissimo da come si svolgerà questa fase da qui al 15 ottobre, perché Sì. poi le altre fasi successive saremo già arrivati ad un dunque, quindi sono queste le settimane chiave della decisione che si arriverà, secondo me, ad un potenziale e possibile accordo prima del 15 ottobre, perché un'escalation di questo tipo porta in genere ad arrivare ad una concentrazione delle riunioni e ad un arrivare a un accordo, perché a quel punto ognuno tira fuori le proprie carte e tira fuori i propri assi per le cosiddette minacce e poi alla fine si troverà molto probabilmente un accordo. Io sono positivo per questa fase, per trovare un accordo, credo che sia nelle condizioni di entrambi. Se ricordiamo anche le cosiddette trattative che abbiamo vissuto l'anno prima tra gli Stati Uniti e la Cina, e poi l'accordo successivo, nessuno lo pensava possibile fin dall'inizio. Qui è un anno e mezzo, nell'ultimo anno e mezzo ne abbiamo visti di tutti i colori e prima ancora nei 2 anni precedenti. Per cui Beh, quello tra gli Stati Uniti e la Cina è difficile definirlo come un accordo, è piuttosto una barzelletta. una tregua per il momento, ed è una tregua per arrivare ad un piano elettorale. Poi, ovviamente, se cambia la presidenza, si troverà un accordo pieno e fattivo. Quindi, è tutto da vedere nel corso dei prossimi mesi. No, con il Brexit credo che ci sia la possibilità di trovare un accordo su alcuni temi e un non accordo su altri, perché la distanza è troppo grande su alcuni punti, per cui, ci sarà un accordo parziale della Brexit che soddisfi alcune tematiche, perché gli inglesi comunque hanno soddisfatto le condizioni principali europee richieste da più parti. Il problema è da un punto di vista delle situazioni commerciali, e da questo punto di vista gli inglesi chiedono di più e chiedono garanzie maggiori e gli europei le stanno facendo fatica a darle. Allora, ultimissima domanda perché dobbiamo chiudere tra un minuto e mezzo. Stiamo vedendo comunque gli ultimi istanti della seduta odierna, ultima seduta per questa settimana. DAX guadagna lo 0,23%, CAC lo 0,56%, FTSE MIB si sta impostando sopra la parità verso la chiusura, guadagna lo 0,10%. Il FTSE 100, tra l'altro, parlando della Brexit, si sta comportando molto bene, guadagna lo 0,72%, ha recuperato un po' di terreno oggi, un bel po' di terreno, non solo oggi, ma nelle ultime sedute. Quindi, Robert, la mia ultimissima domanda, è come definiresti questa settimana di trading, qui, in Europa? E che cosa ti aspetti della settimana prossima? Perché ci sarà anche la Fed mercoledì e senz'altro, la Fed è il market mover principale da sempre. Assolutamente, credo che gli occhi saranno puntati sulla Fed e quindi il mercato cercherà di spegnere la volatilità crescente fino alla decisione della Fed, e la Fed stessa potrebbe innescare ulteriore nuova volatilità nel mercato, a condizione di vedere uno degli elementi chiave, secondo me, della situazione, che è il valore del dollaro o la questione del valore del dollaro. Se il dollaro perderà terreno dopo gli interventi della Fed o comunque le non decisioni della Fed, perché non mi aspetto che la Fed attui ancora estensioni, ma che confermi quello che sta facendo,
e quindi lasci correre la debolezza del dollaro. Se questo dovesse avvenire, allora ci troveremmo in una condizione di minore possibilità di correzione dei mercati azionari. Altrimenti ci troviamo dopo una settimana la precedente di negatività e di chiusura delle fasi rialziste delle borse. Questa è una settimana di non recupero, di aumento della volatilità e di situazione di congestione. Le borse americane si appresterebbero ad avere un'altra settimana di negatività, perché comunque questa settimana chiude su valori negativi rispetto alla precedente per le borse americane, e dovremmo averne un'ulteriore di negatività più accesa. Per cui da questo punto di vista vedo una situazione più tranquilla in Europa, dove la situazione sull'Eurostoxx 50 è migliore rispetto allo Standard & Poor's. E quindi lo spread che c'è tra queste due borse tenderà a richiudersi, vuoi per effetto del dollaro, vuoi per effetto di una minor perdita della parte europea rispetto a quella americana. Grazie mille Robert Baron, Grazie presidente a di voi. Delta Hedge, grazie per essere stato con noi, buon weekend Robert. Altrettanto, ci rivediamo prossima settimana. Allora, questo era tutto da parte nostra, come possiamo vedere questi sono gli ultimi istanti della seduta odierna, il FTSE MIB sembra che sta per chiudere ben sopra la parità. Grazie mille per essere stati con noi e ci rivedremo di nuovo in diretta lunedì esattamente alle 9 in compagnia di Manuela Donghi. Buon weekend a tutti i nostri telespettatori.